Sono colorate, sono profumate, ma soprattutto sono un pieno di salute. Stiamo parlando delle arance che oggi sono protagoniste di questo nostro primo spazio. Allora, le arance sicuramente sono buone, hanno tanti benefici, ma quante ne possiamo mangiare? Meglio prendere una spremuta o un frutto intero? Tutte queste domande le rivolgiamo oggi al nostro ospite, che è il professor Marcello Marcelli, specialista in scienze dell'alimentazione e nutrizione clinica. Benvenuto. Grazie, al mio medico, professore. Come dicevo, io inizierei proprio da una mezza arancia che ho qui, che provo subito a spremere. Il succo d'arancia, professore, partiamo dalla mattina, dalla colazione. È meglio bere un succo d'arancia oppure mangiare un frutto intero? La differenza è modesta, perché un arancio pesa 150 grammi, la buccia 20. Quello che resta è un po' di pellicola bianca che si chiama albedo e tutto il resto è succo. Quindi da un punto di vista nutrizionale la maggior parte va via, cioè va via, anzi lo prendi con il succo. E quello che resta potenzialmente edibile è quel po' di pellicina appunto che si chiama albedo. Per cui alla fine spremuta o mangiata a spicchi in fondo è la stessa cosa. Certo, se uno ha un bambino di un anno che vuoi abituare al sapore dell'arancia, gliela fai assaggiare a spremuta. Perché la pellicina magari può dar fastidio, non gli piace. Allora, se vuoi abituarlo al sapore, gli dai la spremuta. Ma professore, possiamo eventualmente proprio alla spremuta aggiungere un cucchiaino di zucchero? O è meglio evitare? Ma no, lo zucchero non è un tossico. Allora, tutte le maggiori istituzioni internazionali che si occupano di nutrizione danno un limite all'assunzione dei zuccheri semplici, che è circa il 10% del nostro apporto calorico. Quindi su 2000 calorie sono 200 calorie. Quindi qualche decina di grammi di zucchero certamente si possono prendere. Lo zucchero dell'aranciata, lo zucchero del caffè, a meno che uno non abbia un diabete fortemente instabile, non ci siano delle controindicazioni vere legate ad alcuni stati di salute, è vero che vanno limitati gli zuccheri semplici, ma non demonizzati completamente. E allora, professore, sempre a proposito di succo d'arancia, di questo ottimo, di quest'ottima spremuta all'interno di un bicchiere, che cosa è contenuto qui dentro? Quali sono i benefici che apporta? Allora, qualunque alimento complesso in realtà è una miscela di sostanze bioattive, che sono tante. Però, diciamo, in generale, l'arancio e il suo succo sono caratterizzati da una discreta quantità di vitamina C ovviamente ci sono anche elettroliti, quindi c'è potassio soprattutto e non sodio, e tante altre sostanze. La vitamina C certamente è quella più nota e più caratterizzante, non solo l'arancio, ma tutta la classe degli agrumi e anche in generale la verdura fresca. Stiamo vedendo infatti anche un cartello con tutti il perché fa così bene. Però lei lo accennava prima, al di là di un discorso legato al gusto, professore, questa parte bianca che spesso e volentieri togliamo tutti, si può mangiare o no? Allora, si può mangiare. Poi, invece, se uno deve ragionare sul si deve mangiare, sono pochi grammi di una sostanza che contiene prevalentemente fibra e polifenoli. Per carità, gli antiossidanti fanno bene, ma veramente sono pochi grammi. Per cui non è un obbligo, se ti piace la mangi, non è necessario pelarla mettendoci le ore, se non ti piace la togli, non saranno quei pochi grammi di polifenoli che cambiano la salute di una persona. Allora, professore, come sa, noi diamo sempre molto spazio ai nostri telespettatori. Io le leggo una domanda che ci ha inviato il signor Gabriele dalla provincia di Cosenza e ha scritto: dopo pranzo, insieme al caffè, mangio un'arancia. Faccio bene? Un'accoppiata un po' strana. Un'accoppiata. No, la risposta è fa bene. Ma perché fa bene? Non tanto perché dobbiamo un poco focalizzarci
sulla biochimica dell'interazione tra alimenti, ma perché di fatto nella vita reale, nel quotidiano nostro, noi abbiamo delle severe pressioni sociali e di tempo per mangiare. Allora il messaggio deve essere: mangia la frutta quando vuoi e quando puoi, senza pensare all'interazione tra caffè o quant'altro, perché fa bene mangiare la frutta. E la nostra pressione dei tempi fa sì che spesso noi compattiamo tutto la sera. Allora, questo è male. Quindi il messaggio vero salutistico è che la devi mangiare almeno 4 porzioni di frutta e verdura, se possibile tutti i giorni, a questo punto quando c'hai tempo. Ecco, professore, a proposito di quando abbiamo tempo, siamo abituati a mangiare la frutta dopo il pasto, quindi a fine pasto, ma è corretto, lei un po' lo stava accennando, oppure c'è un momento migliore per mangiare la frutta in generale durante la giornata? Ritorno al discorso di prima, la maggior parte di noi salta il pranzo per motivi di lavoro, noi siamo legati a un tempo di lavoro unico, alle 8 ore famose. Gli anglosassoni si sono abituati prima di noi, infatti fanno un breakfast che è un pranzo la mattina alle 8. Noi ancora non ci siamo adattati a questo. E quindi la verità è quello che dicevo prima, cioè portatelo in tasca un arancio, se possibile, perché appunto è strategico mangiare quella quantità di frutta e verdura, che sia arancio, che sia limone, che siano mandarini, che sia la frutta di stagione, ovviamente quando puoi e quando vuoi. Poi l'arancia è facile, si sbuccia, si può mangiare in qualsiasi momento. Si chiamano frutta ad alto contenuto di servizio, perché non la devi tagliare, la sbucci e te la mangi. Si sbuccia e si mangia. Sì. E a proposito di questo, fare il pieno di vitamina C in questo momento, poi io ecco sono anche un po' raffreddata, aiuta davvero? È importante? Allora, questo è un discorso interessante. Uno che ha vinto 2 premi Nobel, manco uno, che si chiamava Linus Pauling, a un certo punto ha detto la vitamina C protegge dal cancro e protegge dai raffreddori. Siccome l'aveva detto uno veramente importante, ci sono stati 20 anni di ricerca su questo. In realtà non è, diciamo, un fatto consolidato. La vitamina C, come tutte le altre vitamine, è più protettiva nel senso che se non la prendi fai guai, non che se ne prendi di più ti fa bene. Tra l'altro, per esempio, una quantità esagerata di vitamina C fa venire i calcoli. E quindi bisogna comunque farne diciamo il buon un buon uso. Ma a proposito di buon uso, quindi andiamo alla quantità. Qual è la quantità giusta che apporta benefici, la quantità giornaliera che dovremmo assumere? Allora, su questo ci aiutano i l'ARN, che sono l'espressione delle nostre istituzioni sanitarie, è una società scientifica che scrive i l'ARN ogni tanti anni. E i l'ARN ci dicono quanta vitamina C per età e per maschi e femmine dobbiamo prendere, e questa quantità è circa tra 70 e 90 mg al giorno. C'è anche un bel cartello, professore, che sta andando in onda, che ci dà proprio chiaramente la porzione: 2 arance o un bicchiere di spremuta, che corrispondono a 80-100 mg? Corrispondono a 80-100, cioè il messaggio è che un bicchiere di spremuta d'arancia, che sono circa 2 arance, ha più o meno la quantità di vitamina C che ci serve per tutto il giorno. Naturalmente noi poi però prendiamo altra vitamina C da altra frutta, da altra verdura, quindi il messaggio è che è difficile andare in malnutrizione da vitamina C. Tanto è vero che la malnutrizione di vitamina C si chiama scorbuto, ma ce l'avevano i marinai sui galeoni del Medioevo. Professore, a proposito di arancio intero, di arancia intera, quindi di frutto intero, come lo possiamo utilizzare in cucina? Quali altri usi ne possiamo fare? Beh, a parte ovviamente le varie spremute o come frutta, il succo può anche essere usato come salsa e essere ristretto. Attenzione che la vitamina C contenuta nelle arance è una vitamina assolutamente instabile, termolabile, per cui sparisce.
Per il resto, insomma... Quindi se la cuociamo, se la cuoce il termolato, sì, non diventa, diciamo che diventa una salsa, ma non diventa più un agrume con un contenuto di vitamina C. E invece, professore, c'è qualcuno che deve stare attento al consumo? Lo deve limitare o lo deve evitare? L'arancia può dar fastidio a quelli che hanno un reflusso gastrointestinale. Non è una questione di pH, perché l'arancia è un frutto acido, ha un pH tra 3 e 4, però nello stomaco noi abbiamo 2. Perché dà fastidio? Perché agisce sullo sfintere esofageo e quindi quelli che soffrono di reflusso gastroesofageo possono avere disturbi dopo aver preso dell'arancio. Allora... E quindi forse lì va evitato. Attenzione, però non sono tutti uguali. Quelli che hanno disturbi lo tolgono e quelli che non ce l'hanno continuano a prenderlo. Non agisce sulla malattia, agisce in qualche modo sui sintomi. Sui sintomi. Allora, professore, un'altra cosa che le volevo chiedere è il legame, perché leggevo che c'è un legame tra la salute del cuore e le arance. Che legame c'è? È così? Anche questo è un legame non tanto legato al singolo frutto, ma legato a un effetto classe di tutti gli alimenti a tipo frutta e verdura, anche per il semplice motivo che chi mangia abbondanti quantità di frutta e verdura ha un'alimentazione a più bassa densità calorica e quindi i salutisti che mangiano frutta e verdura hanno in genere sempre un peso più basso di quelli che invece non la mangiano. E quindi c'è un legame, certamente, questo è stato epidemiologicamente trovato, tra consumo di frutta e verdura e malattie cardiovascolari, peso, obesità e tumori. Io le leggo subito, professore, la domanda della signora Sandra dalla provincia di Genova, che scrive: ho letto che le arance fanno bene alla pelle. Perché, professore? Beh, in maniera indiretta, mettiamola così. Allora, nell'ambito di un'alimentazione sana, ben rappresentata da una quota corretta di frutta e verdura, se mangi 10 arance in più, la tua pelle non diventa più luminosa. È un po' vero il contrario. Perché? Perché c'è un legame tra vitamina C e pelle. La carenza vera di vitamina C, che adesso in Italia non troviamo, è una malattia devastante che si chiama scorbuto e che è legata proprio al collagene. C'è un deficit di sintesi del collagene e il deficit di sintesi del collagene si vede sulla pelle. Per cui è vero il contrario. Una malnutrizione da vitamina C ha degli effetti sintomatici sulla cute e si vede. Però in Italia è molto rara e, come dire, utilizzare la frutta anche qua è il solito discorso. Utilizzare la frutta come un farmaco in realtà è un discorso leggermente fuorviante, soprattutto quando comunque si ha un'alimentazione equilibrata. E allora, grazie ancora al professor Marcello Marcelli per essere rimasto con noi.